Ciao Buon Pietro, abbiamo visto formaggi d'eccellenza che è esportato in tutta Europa. Ecco, come si fa a mandare avanti un'azienda di questo tipo? Parlare di eccellenza è lusinghiero, ma in realtà parlerei di identità. Noi abbiamo dei formaggi, facciamo dei formaggi con forte identità territoriale. Le Madonie detengono da sole il 20% di tutta la biodiversità europea e la sola Sicilia ne ha l'80%, quindi una biodiversità eccezionale, eccellente, fantastica, che noi siamo riusciti, attraverso un sapiente utilizzo del latte fresco, a riportarli nei sapori di un formaggio. Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale. Ai giovani il consiglio che do è sempre lo stesso, quello di studiare parecchio, dotarsi di un piano economico finanziario, che è una cosa importantissima, è un po' come la patente guida per chi vuole guidare, farsi consigliare da professionisti accreditati e credere fortemente in quello che fanno, non abbattersi alle prime difficoltà, ma sapere che un piano economico finanziario si svolge, si sviluppa almeno in 18 mesi. Prima non si può avere nessun rendiconto dall'azienda. Avere una leva finanziaria propria almeno pari al 20-30%, avere rapporti stabili con le banche e poi, io dico sempre, essere imprenditore non è difficile, è diventarlo imprenditore. Lì bisogna capire tutte le molle del sistema, ma la magia, la bacchetta magica sta nel rivolgersi a professionisti. Invito tutti quanti a visitare questa struttura, questo mio caseificio, così come le altre mie aziende. Io vengo dalle energie alternative, dove faccio vedere materialmente come si compone, come nasce un'azienda. Un progetto, un piano economico finanziario, un piano di comunicazione, una forte identità nel branding, quindi il logo che riesca a trasferire la brand identity, l'identità aziendale, tanto territorio e tanta voglia di lavorare. Quella non deve mancare, perché se manca la voglia di lavorare è nullo tutto. L'aria interna della Sicilia che raccontano un modello di sviluppo di buone pratiche attraverso le quali rappresentare la Sicilia che ce la può fare. Io ritengo che proprio dalle Alte Madonie possa partire un esempio importante, di valorizzazione del territorio a partire dalla promozione delle proprie identità. Quindi laddove ci sono attività che sono fortemente interconnesse alla produttività di un'area, quale possono essere quelle di un caseificio o quelle legate anche alla produzione di prodotti non solo caseari, ma anche dell'agroalimentare, che spesso si incrocia con turismo e vocazione produttiva, ecco, quelle possono essere un'ottima chiave di volta per proporsi a tanti che arrivano in Sicilia con la voglia di scoprire una terra bellissima.